Storie italiane. Il principe e la ragazza onesta. Questa storia parla del principe Clarian, un giovane uomo saggio e bello. Suo padre, il re, era orgoglioso di lui e lo consultava su tutte le questioni del regno. Oggi erano state prese due decisioni importanti. Perché non la vuoi sposare? È la figlia di un potente re. Padre, non sposerò qualcuna solo perché è una principessa. Quindi quali altre qualità stai cercando in una moglie? L'unica qualità da cui dipende ogni altra cosa buona. Qual è la qualità da cui dipende ogni altra cosa buona? Sire, il primo ministro desidera vedervi. Ah, fallo entrare. Perché vuoi andare in pensione? Sei stato primo ministro da quando mio padre ha governato qui. Figlio, dici, dove troveremo un uomo così bene informato e dedito come lui? Padre, ho imparato da lui che la conoscenza può essere acquisita, la dedizione e tutte le cose buone dipendono da quest'unica qualità, la qualità più importante di tutte. Di quale qualità continui a parlare? Ho un piano. Il principe diede al re e al primo ministro un'idea su come scegliere un abile primo ministro per il regno. Così, il giorno seguente venne fatto un annuncio nel regno. L'onorevole primo ministro si ritira. Il re invita tutti coloro che desiderano candidarsi per il posto di primo ministro affinché siano presenti a palazzo 2 giorni da oggi alle prime luci dell'alba. Sua Altezza Reale il nostro re ha una prova per loro. Mi chiedo cosa abbia in mente il re. Essere il primo ministro non è facile. Richiede tanta dedizione e conoscenza. Più che dedizione e conoscenza, essere il primo ministro richiede amore per il proprio paese e la sua gente. Richiede la tenerezza di un padre e la correttezza di un giudice. E tutto ciò deriva da una sola qualità. Tiara, se pensi di sapere così tanto sull'essere il primo ministro, perché non provi a candidarti? E Tiara fece domanda. 2 giorni dopo, era a palazzo con altre 10 persone. Il principe parlò a tutti loro. Vi parlo a nome di mio padre. Siete tutti d'accordo? Diventare primo ministro richiede dedizione e conoscenza. Ma più di questo, richiede amore per il proprio paese e la sua gente. Richiede la tenerezza di un padre e la correttezza di un giudice. Sua Altezza Reale ha un test per tutti voi. Ecco un cesto di semi di mais e fagioli. Prendete i semi. A ciascuno di voi sarà dato un pezzetto di terra in diverse parti dei giardini del palazzo, dove pianterete questi semi e farete sì che un sano raccolto ne venga fuori. Non vi sarà permesso di ricevere alcun aiuto per questo compito. Il modo in cui vi occuperete del vostro pezzetto di terra mostrerà la vostra dedizione, la vostra tenerezza e la vostra amorevole cura. Alla fine del mese sceglieremo il miglior pezzetto di terra e la persona a cui appartiene sarà il nostro prossimo primo ministro. Quindi tutti i candidati alla carica di primo ministro si presero cura dei loro giardini. E nel giro di una settimana le piante iniziarono a crescere in tutti i giardini tranne che in uno, quello di Tiara. Perché non cresce nulla nel mio giardino? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Tiara continuò a fare del suo meglio. Il mese passò e arrivò il giorno dell'ispezione e della selezione finale. Tutti i giardini erano belli e sani, tranne quello di Tiara. Non c'era ancora traccia di germoglio o piante. Il principe e il re arrivarono, guardarono tutti i giardini e finalmente arrivarono da Tiara. Oh, non una singola pianta! Mi dispiace, Vostra Altezza. Ho fatto del mio meglio, ma non sono riuscita a coltivare nulla. Il re e il principe se ne andarono senza dire altro. Era tempo di annunciare il vincitore. A nome di Sua Altezza Reale, annuncio il vincitore di questo incarico.
il nostro prossimo primo ministro, signora Tiara Campbell. Prima che vi venisse chiesto di prendere i semi, avevo detto che diventare primo ministro richiede duro lavoro e conoscenza. Quello che non vi ho detto è che ognuno di questi valori deriva da un solo principio, il principio dell'onestà. Perché la persona che non è onesta non può essere attenta, non può essere veramente amorevole, né può essere leale con nessuno. I semi che vi abbiamo dato erano morti. Non dovevano dare un singolo germoglio o una sola radice. Il fatto che voi abbiate avuto un raccolto sano e lussureggiante dimostra che avete imbrogliato solo per impressionare Sua Altezza. Solo una persona ha svolto il compito con onestà e integrità, e questa è Tiara. Questo non è giusto. Abbiamo comunque coltivato giardini sani. Sì, sì. Ci dispiace, Vostra Altezza. Quando non abbiamo visto crescere nulla nei nostri pezzetti di terra, abbiamo pensato di aver sbagliato e abbiamo preso nuovi semi. Tiara è stata l'unica che ha avuto il coraggio di continuare l'attività secondo le regole, anche se questo poteva farla fallire. Solo lei merita di essere il primo ministro. Sì, solo Tiara merita di essere il primo ministro. Solo Tiara merita di essere il primo ministro. Primo ministro, desidero ricevere il vostro consiglio su una questione molto importante. Mio padre desidera che io mi sposi. Cosa ne pensate? Scegliereste me come marito se ne avesse la possibilità? Quasi non ti conosco, Altezza. E non posso sposare qualcuno solo perché è un principe. Questo è ciò che continuo a dire a papà. Non posso sposare qualcuno solo perché è una principessa. Come avrete intuito, il principe e Tiara avevano molto in comune. Pensavano allo stesso modo ed entrambi valutavano l'onestà più di ogni altra cosa e quindi si rispettavano l'un l'altro e divennero migliori amici.